ed è giunto il momento di stare bene. Life is strange. È l'ultima conoscenza che è avvenuta nella mia esperienza artistica. Questo è il primo video che faccio, anche se sono messo un po' male per via di un piccolo incidente che mi è successo qualche giorno fa. Anche se sono messo male, dicevo, approfitto per fare il primo live della playlist dedicato a Life is Strange, che io all'inizio avevo confuso con Life is Strange, ma intendendo la vita comunque. E sono qui perché ho cominciato a fare un po' di esperimenti, nel senso di conoscere il videogioco, e non avendo un'esperienza, diciamo, di videogiochi, perché io la mia ultima esperienza risale a Mario Bros nelle macchinette nei bar nell'85, 86, 87, 88, non mi ricordo, poi è finita, no, all'era per me dei videogiochi. Io con la PlayStation, questo modo di giocare, so che ci sono, che è molto seguito, ma io non ho mai avuto la voglia e il tempo di entrarci dentro, perché non consideravo il tempo impiegato ripagato a sufficienza, no, per la concentrazione che io gli davo. Ma è capitata questa novità, questo Life is Strange, tramite la Fantuzzo, se non sbaglio, perché io all'inizio sbaglio sempre i nomi. Fantuzzo di Napoli ha un'icona di una faccina giapponese con i capelli azzurri, e ho capito, sono risalito da quelle poche foto di informazioni che ho visto, che è una studentessa del liceo artistico di Napoli, che da quel poco che ho visto ha manifestato quella sensibilità, no, così adulta e matura, che i giovani hanno, che i teenager hanno, che è magica. È magica. Io ho postato nella mia pagina Facebook un video, anzi due video, di due teenager con le quali ci si vedeva spesso nel 2012, mi sembra, più o meno. 2011. Ora hanno 20 anni le ragazze. Maria Cicognani l'ho rivista ultimamente, ha lavorato qui in una piccola cosa. Però mi ricordo che allora abbiamo fatto vari incontri, li filmavamo tutti praticamente, perché fin da allora io sapevo che potevo assorbire dalla freschezza della loro sensibilità, che non ha tutte le scorie raccolte dagli adulti, che inevitabilmente, essendo noi come delle carte moschicide, basta che si esce di casa o si fa un viaggio con l'automobile sull'autostrada e ti ritrovi il parabrezza della tua visione di fronte alla chiarezza di cui hai bisogno se vuoi viaggiare bene, evitando problemi nella vita, molto offuscata, no? Perché è forte di insetti. E per cui ho cominciato a giocare il gioco. L'ho scaricato, è venuto Mattia, che è uno smanettone di computer, me l'ha messo su. Come sempre all'inizio delle installazioni c'è qualcosa che ti fa un po' impazzire, che io considero sempre come un piccolo tocco divino, nel senso scherzoso, no? È come figlio col padre che non vede l'ora di mettere mani sul gioco tanto desiderato, e lo fa impazzire ancora un po', no? Non riesce per il pacco, la carta è dura, ci sono piccoli impicci che ti rallentano un po' quella cosa lì, no? Ma poi alla fine il gioco è partito. È partito, ho fatto prima una cosa, ho visto un video di un episodio evidentemente giocato da qualcuno, dove mi sono fatto un po' un'idea di che cos'è questa cosa, questa ragazzina che entra, prende, fa delle scelte, eccetera. Però sapevo che una cosa era vedere il risultato di un altro, una cosa era giocarlo in prima persona, no? Per cui adesso sono in quella fase di allenamento, mi sto allenando a capire come muovermi, perché in quelle piccole, diciamo, prove che ho fatto
la cosa che mi dà fastidio è perdere molto tempo, no? Nel muovere il personaggio. Io voglio che vada in una direzione, che prenda una cosa. Io ho la guida spastica, voglio che vada a destra, mi va a sinistra, insomma ci vuole un po' di pratica ovviamente. In più ho l'handicap del braccio, perché io sì, uso anche la sinistra, ma sono un destroide normalmente, e usare la mano per digitare, anche se non fai sforzi fisici, micro movimenti dei muscoli che vanno a toccare proprio il punto dove mi sono fatto male, ci sono tutti, infatti a questo punto ho dovuto staccare perché proprio mi faceva male. E per cui adesso ho questo handicap di essere un po' fermo, perché ho già fatto un piccolo intervento, nel senso sono riuscito andando avanti a capire che per evitare l'omicidio dovevo fare saltare, suonare l'allarme, sono riuscito a farlo saltare. Poi c'è stato il discorso con il preside, prima di uscire dal campus ho dovuto smanettare un mucchio di volte, però alla fine mi sono ritrovato nel campus, ho conosciuto persone, ho cominciato a prendere informazioni, leggere un po' anche i caratteri, perché sono sicuro che andando avanti sono tutte informazioni che mi serviranno per conoscere le persone e fare le scelte che mi verranno proposte man mano che il gioco procederà, a secondo di che video io sceglierò di fare. Per cui la mia esperienza iniziale di Life is Strange è un'esperienza che, come dire, prende in me quel sì, quel voglio conoscerti, voglio conoscere che cosa tu, videogioco, come strumento, puoi far uscire da me, essere umano, quel potenziale che se no sarebbe inespresso, andrebbe perduto, no? E io, non, siccome sono avido di me stesso, sono avido di quella bella esperienza di essere vivo e in pace, trovando una sacca del genere, io ci sono entrato dentro. Perché poi collima questa cosa con una mia idea iniziale, perché io lavoro al progetto della Davida, il movimento dedicato alla pace, da tantissimi anni, dal 1985, dove io il primo abbozzo di dove siamo arrivati ora è iniziato. E mi ricordo che ci fu un periodo negli anni 95-96 dove io parlavo, anche prima forse, di voler fare un videogioco per poter divulgare il progetto della Davida, no? E mia sorella me l'ha confermato oggi, è venuta a trovarmi perché sono 3 giorni che non esco dallo studio, perché fortunatamente posso anche viverci qui perché ho tutto quello che serve in una casa. E in questa occasione qui, dato che mi faceva male, io viaggio con la bicicletta, non potevo stare con tutte e 2 le braccia sul manubrio, sono rimasto qui. Stamattina è venuto a trovarmi dopo 3 giorni per assicurarsi che io non fossi morto. E gli raccontandogli un po' le cose, detto, ma sì, è vero, mi ricordo che lo dicevi il videogioco, eccetera. Per cui male che vada, se io alla fine dovessi rendermi conto che Life Strange, al di là di tutte le buone intenzioni, eccetera, come scopo ha solo quello di farmi distrarre da me stesso, no? Se mi accorgessi che quello comunque è il limite massimo oltre il quale io non posso uscire e rimarrei comunque incastrato su segni segnati da altri che non prevedono la mia scelta di voler andare magari in direzioni che il mio sentimento decide di scegliere, no? Perché se la vita non è così, c'è sempre qualcosa in contropelo che suona male, stride, è una stonatura, e nell'armonia della vita la stonatura la capisci subito, ti accapona la pelle, ti dice no, così no, così no. L'onda deve andare per il suo verso, che la vita è un surf costante di cui noi ci rendiamo conto per quella che è la nostra sensibilità. Ognuno di noi sta di affinare lo strumento che è in grado di catalizzare tutte quelle che sono le delizie della vita, i doni che vengono fatti per amore
per amore, non perché noi dobbiamo capire qualcosa di importante che serve alla vita, che va infilato in quel posticino X, perché sennò è un casino. No, la mia vita, la vita di ogni essere umano che è qui sulla Terra, eccetto, credo, il maestro della conoscenza, ma quella di ogni essere umano sulla Terra, sono sicuro, non serve a nulla, non è necessaria, ma viene data per amore, affinché tu possa godere di questo gioco. Ed è una cosa così sensata, così naturale, così vera, no? Che lo vedi, un genitore, una madre, un padre, dai figli o figli, no? Piccoli, che stanno crescendo, no? Che ancora non sono in grado di poter prendere decisioni per poter costruire case, far sì che ci abitino persone dentro, famiglie, eccetera, da poter compiere un'intera vita. Sono ancora piccoli, che cosa può desiderare il genitore se non che si diverta, che stia bene, che si preoccupi solo di giocare e di giocare bene, che sia soddisfatto, magari anche litigare con compagni di giochi, perché c'è anche quel momento del litigio dove scopri anche la tua voce, che dice, io quando io mi ricordo, no? L'ho visto anche in un bambino un giorno che passava sulla carrozzina che faceva, ma si sentiva dal suono che lui spingeva al massimo la sua voce, perché poco prima se l'era riscoperto, tipo, ammazza che trombone che sono, e ci dava, e io sentivo, guarda, in questo momento sta giocando con la sua voce, la sta conoscendo in un modo così semplice, che gli entra così semplicemente come il gioco, e lascia una traccia, una memoria nella tua coscienza, che finché sei in questo mondo a fare lo sketch della tua vita, che è strana ma ha un grandissimo senso, ce l'ha, quella stranezza è quel condimento che la rende veramente invitante, perché è difficile. Dico questa cosa e poi chiudo sul primo live dedicato a Life is Strange. Mi ricordo mio figlio Flavio, quando era piccolino, era come tutti i bambini della sua epoca, erano gli anni 86-87, mi sembra, 88. C'era Principe of Persia e lui sul mio primo computer portatile ci giocava questo Principe of Persia ed era satanato. E aveva dei momenti dove non riusciva a passare, mi ricordo un salto che lui doveva fare, c'era una tagliola e moriva sempre. E un giorno sclerò, basta, disse, no, proprio chiuso il computer, basta, non ci gioco più, fanno dei videogiochi che vedo dei bambini che non riescono a mai a giocarlo, che si fa star male, basta, non gioco più, via, chiuso, e se ne va, no? Io faccio i miei lavori, pastore chiama, con l'occhio lo vedevo che in cucina, andava a prendere gli altri videogiochi, Game Boy, le altre cose, ci giocava poco, poi li buttava, poi dopo un po' ritornava dove era Principe of Persia, riapriva e lo ritrovava, che era di nuovo attaccato al videogioco. Per cui mi rendevo conto che sì, ti fa soffrire, ma è per quello che tu non riesci ad abbandonarlo, perché la sofferenza che è in te viene finalmente spesa affinché tu possa comprendere qualche cosa di importante nella tua vita, che è l'apprezzamento di essa, per parlare un po' difficile, no? Per cui Life is Strange è iniziata, ho fatto i primi passi, è dura, più dura del solito, perché c'ho anche questo piccolo handicap che io considero un piccolo tocco di humor divino, questo piccolo apparente ostacolo, no? Ma sono quelle piccole carinerie che la vita usa, aiosa con ognuno di noi, perché siamo veramente i protagonisti importanti per il creatore che in questo stesso momento sta tenendo in vita me, te, qualsiasi cosa che esiste nell'universo, e gli siamo a cuore, perché siamo veramente l'unica cosa importante per lui, una scintilla di lui stesso, che sta vivendo un attimo di amnesia su questa terra per fare un gioco dove alla fine ritroverà la sua vera identità, e che siamo in realtà già lui.
fare questo gioco, è un gioco nascondino. Cosa c'ha di nascondino il gioco di bello? È che tu quando trovi, esulti, ma sai anche quando non lo vedi che lì c'è da qualche parte. E cos'è il gusto in te? La ricerca. Cercare, libero! Libero per tutti. Ok, ho finito. Grazie, Fantuzzo. Non mi ricordo, c'è un M davanti, Favan, Avan. È chiaro, perché sei la prima che mi ha contattato e mi ha dato la informazione che sto parlando adesso, e so che continueremo a sentirci, ma anche tutti gli altri che hanno commentato mi hanno dato un contributo molto importante per poter essere qui in questo momento e fare questa esperienza, che farò senza pregiudizi, perché io sono convinto che i giovani hanno sempre quella marcia in più. È la vita che è così. I giovani, i vostri figli avranno una marcia in più di voi, e se voi avrete quella elasticità che avete adesso, di cui io approfitto, no? Approfitto e assommo alla mia, voi non avrete problemi nella vita, la cavalcherete sempre, sempre. E i momenti brutti non verranno a interrompere la vostra gioia del surfare, ma gli darà quel gusto, quel brivido, ok? Saluto a tutti, vi abbraccio con un bacio sincero per questo inizio di conoscenza, che sarà bello vedere dove porta. Ciao a tutti, vi saluto con la sinistra perché con la destra sono fortunato. Ecco.